Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul canale del Gobbo Toscano. Oggi abbiamo come ospite Ezio Maletto. Ciao Ezio, come va? Ciao Alessandro, un cordiale saluto a tutti i tuoi spettatori. Molto bene, grazie. Bene, grazie di essere qua. Grazie veramente di essere qua perché mi fa molto molto piacere. Io sul canale Juventus una signora per due vi seguo ormai da diverso tempo, più o meno dagli inizi, quindi da un paio d'anni, e quindi mi fa molto piacere averti qui con noi in un contenuto anche sul canale del Gobbo Toscano. Ezio, reciproco, ti ringrazio per l'invito e tengo anche a sottolineare che il tuo invito è caduto in un momento in cui davvero sono riuscito ad avere un po' di tempo libero, perché mi è capitato purtroppo di non riuscire a partecipare o ad aderire ad altri inviti, ma non è per fare il prezioso e per nessun altro motivo, se no per il fatto che le mie giornate sono veramente molto, molto, molto dense. Comunque ti rinnovo il ringraziamento per l'invito. Grazie a te veramente. Allora, diciamo, so anche, oltre a Gobbo Toscano, so anche Gobbo Fortunato, no? Perché ho beccato il momento preciso, quindi bene, mi è andata veramente bene, sono contento di questo. Ezio, io volevo parlare con te innanzitutto della situazione Juventus dal punto di vista del gioco, dei risultati. Quindi la Juventus targata Thiago Motta e Giuntoli, no? In campo ovviamente Thiago Motta, sul mercato più Giuntoli. Ecco, questi tre pareggi consecutivi, secondo te, di cosa sono figli? Semplicemente di un rodaggio ancora, no? Nella fase di rodaggio in cui è la squadra, o ci può essere altro dietro? Io credo che siano soprattutto figli di un fisiologico processo di evoluzione. Di evoluzione totale, anche culturale, sotto il profilo del gioco. Quando si rifonda, come ha rifondato la Juventus, è assolutamente impensabile che il mosaico si componga magicamente a strettissimo giro di posta. Ogni processo di questo tipo richiede tempo, lo sappiamo, che alla Juventus di tempo ce n'è sempre poco, ma un po' bisogna necessariamente concederlo. E non dimenticando una cosa, che alcuni elementi, anzi tre elementi, sono arrivati praticamente a fine mercato, proprio gli ultimissimi giorni. Pertanto sono alla Juventus da poco più di tre settimane. È come se fossero in un periodo di preparazione. Se fossero stati disponibili il 10 di luglio, significa per loro, significa quello che è significato per gli altri essere alla Juve i primi di agosto. E quindi c'è la necessità di integrare i nuovi giocatori nel tessuto connettivo, nell'ambito di un'idea di gioco, quella di Thiago Motta, che è assolutamente non banale, e a maggior ragione richiede tempi di apprendimento e di meccanismi che per consolidarsi, per affinarsi, per diventare automatici, richiedono espressamente una ripetizione sistematica nel tempo. Ciò nonostante, io credo che si siano posate già basi discretamente buone. Thiago Motta, a dispetto di quelli che o non guardavano il Bologna, io professionalmente, le squadre dobbiamo guardarle un po' tutte, insomma, certo. Chi conosceva poco il Bologna
ha sempre pensato a Thiago Motta come una sorta di nuovo profeta del calcio spumeggiante e di un gioco spudoratamente, o forse meglio, scriteriatamente offensivo. E invece così, no. Così non è, lo dicono anche i numeri. Thiago Motta la scorsa stagione è arrivato a qualificare il Bologna alla UEFA Champions League in forza della solidità difensiva. Mi pare che fu la terza difesa, credo. Per cui saggiamente ha cominciato a costruire questa sua nuova creatura dalla difesa. Ora, poiché non è un allenatore a metà, così come ha organizzato la fase difensiva, una fase difensiva che si basa sul possesso palla e non sul far muro tutti arroccati dentro la propria area. Così come ha organizzato la fase difensiva, organizzerà anche la fase offensiva nel momento in cui i nuovi saranno perfettamente integrati, B, nel momento in cui la squadra si gioverà anche di una migliore brillantezza atletica, perché io ho visto anche l'allenamento di ieri che è stato veramente molto pesante sotto il profilo dell'intensità, ma così devono essere gli allenamenti se poi si vuole riprodurre determinate situazioni in partita. Però la squadra, io ti dico che è praticamente ancora imballata. Poi certamente ci sono degli equivoci tattici da sciogliere. A mio avviso quello principale, poi mi interrompo, è che la palla esce troppo lentamente dalla fase difensiva, tarda troppo a innescare la fase offensiva, e questo perché l'epicentro o comunque il catalizzatore di palloni al momento è ancora Locatelli, al quale si può volere tanto bene, ha dimostrato di essere molto migliorato rispetto alla stagione scorsa, tant'è che meno ammonizioni, scusate, soprattutto perché la squadra è più organizzata ed è meglio disposta in campo, però non ha le caratteristiche del play. Perché? Perché è lento di piede, è lento di pensiero, tocca il pallone 700 volte prima di smistarlo, il più delle volte in orizzontale. Per cui il primo intervento, a mio avviso, deve essere fatto in quel senso, perché la strada per migliorare la fase offensiva passa attraverso la velocizzazione dello scorrimento palla, verso la verticalizzazione e verso l'impiego di alcuni giocatori nei propri ruoli. Certo. Ecco, tutte queste cose messe insieme purtroppo non possono, come ti dicevo, non possono inserirsi come tessera di un puzzle immediatamente al loro posto, però è importante una cosa, è importante che per fortuna la classifica è molto corta e compatta, ed io spero che così rimanga per molto, perché poiché possiamo solo migliorare, questo fa il nostro gioco, sia in classifica che sul campo. Appena la fisionomia della squadra sarà completa, non perfetta, è certamente migliorabile, è una squadra in fieri, la vera squadra di Thiago Motta, ti dico di più, la vedremo nella prossima stagione, ma appena avremo un abbozzo di squadra, ecco, più o meno definitivo, almeno per quest'anno, cominceremo a divertirci. Oh, ecco, quindi come parli te di processo di evoluzione, no? Un processo comunque naturale, no? Che ci sta e non preoccupante. Diciamo che è solo questione di tempo, no, Ezio, per vedere finalmente la Juventus di Thiago Motta? Assolutamente sì, è proprio solo una questione di,
una questione di tempo. E questa questione di tempo può certamente in qualche modo essere anche accelerata, compatibilmente, ecco, compatibilmente con la fisiologia, ma può essere accelerata con, dal buon umore, dall'entusiasmo, dalla convinzione e dalla crescita dell'autostima, che ottenere comunque, a prescindere dei risultati, certamente inducono. Nel momento in cui fai e tenti di fare quello che l'allenatore ti chiede e vedi che i risultati arrivano o sono lì per arrivare con un piccolo miglioramento, è evidente che tutto questo aiuta ad accelerare il processo di crescita. Certo, è vero, sono molto d'accordo con quello che hai espresso. Ecco, quindi diciamo che al centrocampo ad oggi si aspetta l'inserimento di un Douglas Lewis, no? Al posto di Locatelli, o credi ci possa stare qualcun altro? Guarda, io penso che il gioco debba necessariamente passare da Douglas Lewis, su cui si sta dicendo molto, troppo e anche a sproposito. Io credo che il suo tardivo inserimento in squadra sia più di carattere tattico che riconducibile ad altre situazioni, perché lo so perché sono di Torino, perché certe cose ovviamente non arriverebbero immediatamente alle nostre orecchie. Il ragazzo si impegna esattamente come tutti gli altri, non è più un problema atletico, anche se va detto che tutti quelli che sono arrivati in ritiro, dopo aver disputato anche i trofei continentali per nazionali, ovviamente sono arrivati spremuti, e non Vero. A caso stiamo assistendo in questi giorni a parecchi infortuni di giocatori anche importanti, ma questo è un capitolo che meriterebbe una trattazione a parte. Io credo che abbia più che altro palesato ecco, difficoltà nell'apprendere o nell'applicare quello che Thiago Motta chiede, vale a dire Thiago Motta chiede ai suoi giocatori di non cristallizzarsi in una posizione, chiede una fluidità che verta alla occupazione degli spazi che non sono di proprietà di nessuno, cioè tutti devono potersi disimpegnare egregiamente in qualunque posizione, e questo, se ricordi, fa parte del manifesto programmatico illustrato dallo stesso Thiago Motta in fase di presentazione. E credo che le difficoltà di Douglas Lewis siano riconducibili a questa situazione, perché il giocatore ha una caratura tecnica di primissimo livello. C'è solo il Dizzo che gli è tecnicamente superiore, credo, in questa rosa. È un giocatore che ha una visione di gioco superiore alla media, perché vede traiettorie imprevedibili o comunque non comuni per il normale predatore. Ha una facilità di calcio anche sui piazzati notevole. Ti dico, è una banalissima questione di tempo anche nei suoi riguardi. Poi secondo me diventerà l'epicentro del gioco bianconero, o perlomeno io di questo sono convinto. Poi certo, ovviamente non ho la sfera di cristallo, per cui come si dice, domani è nelle mani di Opal, parlando di calcio, però la situazione è in questi termini, Alessandro.
Bene, 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 bene. Un'altra cosa, Ezio, per chiudere il cerchio un po' riguardo a questi risultati, a questi 0-0, io dico che c'è anche qualcosa che manca lì davanti, no? Ovvero una situazione attaccanti un po' problematica. O meglio, abbiamo Vlahovic che oggi non sta segnando con continuità, nonostante comunque abbia un ingaggio molto pesante, no? Per le casse della Juventus, e allo stesso tempo abbiamo il suo sostituto, che in questo momento è fermo ai box, no? Milik, che ormai è ancora da esordire in questa stagione. Ecco, ti dico, intanto un pensiero su Vlahovic e poi se secondo te la dirigenza a livello di attaccanti ha operato in maniera un po' errata, visto che l'anno scorso con più o meno poco più della metà delle partite che giocheremo quest'anno, perché avevamo solo campionato e Coppa Italia, avevamo comunque tre attaccanti di ruolo, ovvero Vlahovic, Milik e Moise Kean. Secondo te c'è un problema Vlahovic? Uno, e secondo te c'è stato un errore di valutazione da parte della dirigenza bianconera? Guarda, noi abbiamo scusate, fondamentalmente un problema di fase offensiva che non può essere, che non può ricadere solamente sulla testa di Vlahovic. D'accordo. Vlahovic riceve, ha ricevuto e continua a ricevere, purtroppo, in partita, quando va bene, può disporre di una sola occasione vera da gol per ogni incontro. Ed in questo è poco per il momento la squadra non riesce a supportarlo e quando lo fa malissimo. Per cui e con questo io non voglio assolvere Vlahovic dalle responsabilità che invece gli pertengono. Però è anche vero che sarebbe sbagliato farne un caso, perché ci sono giocatori, uno in particolare, ad esempio Lautaro Martinez, che non segna da tempo immemore e lo candidano pure al pallone d'oro. Ma forse molti non fanno caso al fatto che Lautaro Martinez normalmente abbia delle 4, 5, 6 occasioni di gol a partita, poi anche se ne sbaglia 3 o 4, passano in cavalleria perché magari ha fatto un gol o due. Ora, l'ho detto anche in altre sedi, Vlahovic non è certamente Trezeguet, non è Certo. certamente Higuaín, che dei vari centravanti che abbiamo avuto nel tempo, ecco, Higuaín sarebbe il centravanti ideale per questo tipo di squadra. Al limite occorre interrogarsi se Vlahovic possa essere il centravanti che meglio aderisce al gioco di Thiago Motta. Ecco, Vlahovic può diventare, anzi, allora, io dico questo, bisogna smetterla di accanirsi sul Vlahovic di campo, bisogna concentrarsi di più su quello che è la sua situazione contrattuale. Ah, sì. Perché è notizia di oggi che il centravanti serbo non intenda spalmare, ridimensionare il proprio ingaggio. Il che significa una sola cosa, perché o si mette a fare 30, 35, 40 gol a stagione, o altrimenti deve essere venduto, ma ti dico già a gennaio, perché arrivare a giugno del prossimo anno significa reinfilarsi nello stesso perverso tunnel in cui ci siamo cacciati con Chiesa e ci sarà poi solo da sperare, nel caso, che una squadra inglese, l'Arsenal o chi per lei, ecco, sia disposta poi a spendere una certa quantità di soldi, o perlomeno quella che ci consentirebbe di evitare un bagno di sangue sotto il profilo della minusvalenza. Che poi, Vero. rispondendo alla tua domanda, non c'erano più risorse, per andare ad acquistare
un'altra punta durante il mercato estivo. Io so che Giuntoli ha sotto osservazione alcuni attaccanti, soprattutto giovani, soprattutto molto tecnici, non veri e propri arieti d'area, non i cosiddetti bomber d'elezione, ma attaccanti capaci di giocare con la squadra, magari attaccanti da 15-18 gol a stagione, ma che siano in grado di far segnare anche i centrocampisti, perché a noi manca quello da anni. Oh, sì. Anche, no, anche e soprattutto i gol dei centrocampisti, perché se stiamo a vedere i numeri, i suoi gol Vlahovic l'anno scorso, nonostante tutto e quel tutto è un calderone pieno di roba brutta, nonostante tutto i suoi 18 gol li ha fatti, e dal centrocampo che non arriva aiuto in fase realizzativa. Per cui, a mio avviso, il problema Vlahovic, o Vlahovic, che tra l'altro io vi dico, a prescindere da quelle che sono le considerazioni sportive che ognuno è libero di fare compatibilmente con le competenze che dispone, è una veramente un'ottima persona. Per cui io eviterei di farne un problema di campo, mi limiterei alla questione contrattuale, che secondo me è decisamente più critica. Le soluzioni offensive possono essercene. Non voglio arrivare al teorema di Guardiola, poi abbiurato, quello per cui il centravanti ha lo spazio, però appena gli hanno dato Holland ha cambiato idea, ma si può ovviare ad esempio con io nel recupero atletico di Bilic, credo poco, si può ovviare con Nico Gonzalez, che tra l'altro è anche un ottimo colpitore di testa, ma soprattutto si può ovviare utilizzando Kenan Yıldız come falso 9, come centravanti alla Ide Guti, per chi ricorda il meraviglioso calcio ungherese che fu. Perché secondo me Yıldız defilato a sinistra è oggi uno spreco. Vero. Secondo me dovrebbe stare più vicino a Vlahovic, infatti nelle partite in cui ha giostrato centralmente gli è stato più vicino, Dusan ha avuto meno problemi nel trovare gli spazi perché glieli creava Yıldız, che sulla fascia certo può superare l'avversario, sistematicamente il primo, può superare il secondo, però abbiamo già visto che lo raddoppiano, lo triplicano, conoscono la sua pericolosità. E io tra l'altro ne approfitto per dargli atto di aver fatto partite questa stagione di molta sostanza, ripiegando in fase difensiva, aiutando l'uscita della squadra della difesa, non sprecando palloni e distribuendoli anche in modo intelligente, ma io ritengo che sia assolutamente sprecato. Qualcuno mi dirà anche Montella nella nazionale turca lo fa giocare in quella posizione. È peccato che anche nella nazionale turca in quella posizione non offra il rendimento che ci si aspetta da Kenan Yıldız e viene sistematicamente sostituito. Per cui la questione è che se fai giocare Vlahovic, a mio avviso devi mettergli dietro e nelle vicinanze i cosiddetti due trequartisti o presunti tali, perché con Miners a mio avviso un centravanti totale e non un vero e proprio trequartista. Quella è una delle maniere per rendere la nostra manovra meno prevedibile e più pericolosa. Ecco, guarda, sono d'accordissimo con te, soprattutto anche sul discorso di Yıldız.
mi hai, diciamo, rincuorato, no? Allora penso di non essere folle quando ho detto più di una volta che l'avrei visto molto meglio, più centrale, quindi più vicino a Vlahovic, o addirittura a fare il falso 9, proprio perché il Diz, secondo me, il mio modesto parere ovviamente, è che esterno sia troppo scollegato, troppo isolato dal gioco della Juventus in fase offensiva, e soprattutto faccia troppa fatica, perché l'esterno di Thiago Motta deve fare tanto anche lavoro di sacrificio e, come dicevi te, dare mano al terzino, e quindi va a snaturarsi un po', comunque a, quando deve essere incisivo può anche mancare un po' di lucidità, no? A livello fisico spende tanto, no? Facendo quel ruolo lì, invece dandogli un ruolo più vicino al centravanti, oppure facendo direttamente lui il terminale offensivo d'attacco, potrebbe sicuramente rendere meglio. Sì, sono veramente d'accordo su questo. Sì, anche perché tra l'altro Gennaro Diz ha, fortunatamente per lui e direi anche per noi, ha una capacità di primo controllo della palla che gli permette immediatamente di creare il presupposto per saltare subito l'uomo. Certo, non è l'uomo che possa giocare spalla alla porta, non è l'uomo che deve far salire la squadra, ma deve essere libero di agire fra le linee e trovarsi lui la porzione di campo che in quel momento la sua intelligenza calcistica o il suo genio gli suggerisce per il bene della squadra. Vero, 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 vero. Ezio, io ti direi che possiamo concludere qua. Ti ringrazio veramente tanto sia per essere venuto e per la piacevolissima chiacchierata sulla nostra Juventus, perché è sempre un piacere parlare di certi argomenti con chi se ne intende veramente, no? Con chi vive la Juventus nello stesso modo in cui la vivo io, ovvero con la passione ci contraddistingue e con anche la lucidità nel parlare, nel fare una critica piuttosto che un elogio sia a un giocatore che alla stessa squadra. Ezio, grazie mille. Grazie a te Alessandro, è stato un piacere essere presente sul tuo canale. Io rivolgo un cordiale buon proseguimento di giornata a tutti i tuoi spettatori e ai tuoi iscritti. Ecco, mi congedo con il mio proverbiale saluto. Au! Grazie mille Ezio. Ragazzi, ciao a tutti, e mi raccomando, seguite, se ancora non lo avete fatto, è difficile se seguite me, però se ancora non l'avete fatto, seguite anche il canale YouTube Juventus una signora per due, dove troverete sempre il buon Ezio insieme a Massimo e Lorenzo. Ragazzi, grazie a tutti e sempre fino alla fine Forza Juve. Ciao!